Bentornati amici modellisti e non solo, oggi il nostro nuovo episodio. Finalmente, devo dirvi, dopo tanto tempo riesco a postare l'ultimo episodio che riguarda questo piccolo diorama. Il diorama ha preso il nome dell'ispezione, quindi il titolo definitivo è stato l'ispezione. È finito in realtà da un po' di tempo e solo oggi però riesco a mostrarvi come ho realizzato gli ultimi lavori su questa piccola basetta. Vi ricordo che sul mio canale potete vedere gli episodi precedenti, potete vedere come sono arrivato a realizzare questa basetta praticamente partendo da una foto reale. Nell'episodio che sto appunto portandovi qui è la realizzazione dei dettagli, riguarda la realizzazione dei dettagli e anche in parte della disposizione dei figurini. Quindi sono le vere e proprie battute finali per quanto riguarda la CKD di Praga. Il tutto, voglio ricordarvi, è nato dalla fotografia di questa fabbrica trovata su internet e trovata e anche dalla volontà di avere un carro cecoslovacco piuttosto particolare e non comune a tutti gli altri. Ma qui vediamo, fatemi spiegare quello che sto facendo, vediamo la realizzazione delle casse in legno, anche in questo caso è sempre tutto ad acrilico, e la preparazione per la colorazione dei bidoni. Per le casse in legno, soprattutto, mi sono divertito molto a realizzare, partendo da un nero e poi schiarito, diciamo così, con del marrone, mi sono, diciamo, divertito a realizzare tutte le venature. In questo caso con un Iraqi Sand ho iniziato a profilare e a definire quelle che sono le venature del legno. È stato un lavoraccio, sì, in effetti sì. È stato anche un lavoro piuttosto lungo, come potete vedere qui, ma il risultato finale, devo dire, è piuttosto convincente, almeno a mio parere, in quanto effettivamente sono riuscito a realizzare una colorazione piuttosto credibile per delle cassette di legno dell'epoca. Ecco appunto la cassetta di legno, questo è il carro che avete visto nei passaggi precedenti. Una volta finito ovviamente la colorazione e la preparazione di tutto quanto, ho pensato a come disporre le casse e gli altri vari attrezzi. Mi hanno consigliato gli amici modellisti di inserire anche dei teli, diciamo per coprire dei particolari non troppo, tra virgolette, decenti. E quindi ho realizzato un telo, in questo caso come ho fatto? Con della colla vinilica e dell'acqua ho preparato lo strato per il telo. Il telo che cos'è? Non è altro che una parte di un guanto in lattice. Quindi lo strato preparatorio per il guanto in lattice, possiamo dire così, è stato fatto con acqua e colla vinilica. Questo mi ha permesso, quindi, come vedete, di rendere il guanto più morbido e più lavorabile, e allo stesso tempo mi permetterà di incollare direttamente sulla superficie della cassa di legno e degli altri piccoli materiali che sono delle botti e quant'altro, andando a sparire direttamente sotto al telo stesso. Inizialmente poi avevo deciso di mettere altre taniche, botti e quant'altro, ma alla fine in realtà mi sono diciamo limitato solamente a queste taniche che ho nascosto sotto al telo. Il telo, ancora una volta umido, è stato lavorato con delle pinzette, un pennellino, così da farlo sembrare quanto mai più reale possibile. Infatti la basetta di per sé è una basetta piuttosto semplice: c'è la fabbrica, c'è un carro armato, ci saranno i tre soldatini, c'è una piccola bicicletta che potrete vedere nelle foto finali, ma quello che diciamo più mancava erano dei dettagli, e così ho lavorato in questo modo. Anche sui figurini la scelta è stata ardua, trovare dei figurini che potessero essere ok per quello che volevo fare io. E così sono, diciamo, arrivato alla conclusione di utilizzare questi figurini della Orion.
Inoltre, sempre dalla banca pezzi ho utilizzato vari strumenti, martelli, che ovviamente possono essere sempre comodi, possono arricchire di più la mia basetta e sicuramente in una fabbrica ci possono stare benissimo. Anche qui la lavorazione è stata fatta sempre con la pulizia iniziale dei pezzi e successivamente con la pittura ad acrilico, completamente ad acrilico, per quanto riguarda appunto anche questi strumenti. Si può quasi dire forse che la pittura è solamente un passaggio molto più veloce rispetto alla pulizia dei pezzi. Infatti questi sono dei pezzi che ho rimediato, diciamo così, da chissà quale kit, non ricordo sinceramente. Nel frattempo potete vedere anche alla destra ecco qui, il primo figurino. Anche questi sono stati realizzati tutti completamente ad acrilico. Qui mi sono aiutato con questo wash German per i modelli dark yellow e ho voluto cercare di rifare le venature del legno. Perché come vi ricordo sempre, per quanto riguarda la realizzazione di una base di un diorama non vi è un'unica via, ma ci possono essere tante modalità, tante tecniche, tanti strumenti, tanti materiali. Qui possiamo vedere quindi le fasi di lavorazione su questi strumenti in maniera molto veloce. Devo dirvi, in realtà, quest'ultimo video ho cercato di racchiudere le fasi salienti e anche per questo, tra l'altro, non vi farò vedere la vera e propria pittura dei figurini in 72, in quanto, a parte che già avete numerosi video sul canale che mostrano appunto la realizzazione della pittura dei figurini in scala 1,72, e poi in questo caso voglio dare maggiore attenzione ai particolari della basetta. Tuttavia, se ritenete necessario, potrei ipotizzare di fare un unico video dando attenzione alla pulizia di questi figurini in plastica morbida, alla pittura di questi figurini e così via. Ditemi voi anche qui sotto nei commenti. E anzi, a tal riguardo vi ricordo di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto, di cliccare like, condividere e fatemi sapere cosa ne pensate. E per gli amici inglesi, for English friend, I say, potete trovare la traduzione qui sotto. Attivate quindi i sottotitoli. Come abbiamo visto, ho quindi incollato tutti i dettagli, manca solo questo figurino. Anche in questo caso vi voglio mostrare come è stato dipinto, voglio farvi vedere appunto il tutto. Prenderò poi quindi il soldatino, il figurino, e lo andrò ad incollare lì dove ho pensato che potesse essere la sua posizione. Ecco lì. Quindi ho voluto inserire in questa piccola basetta, veramente piccola, quattro differenti soldatini della Orion, il carro, che vi ricordo della Union Model, e la fabbrica totalmente autocostruita, la bicicletta che vedete sullo sfondo stampata in 3D e tutti gli altri dettagli che sono pezzi riutilizzati. Queste quindi sono state le fotografie finali e le battute finali di questo video. Spero vi ricordiate gli episodi precedenti, se non è così vi lascio il link in descrizione. Mi scuso se è passato effettivamente un pochino troppo tempo tra l'uno e l'altro video e vedremo di far meglio per la prossima serie. Grazie ancora a tutti e buon modellismo, ci vediamo al prossimo video.